Quest'anno il Comune di Pesaro ha optato per un risparmio energetico dal punto di vista delle luci natalizie che devono addobbare il centro storico di Pesaro, 4 grandi addobbi natalizi nei punti di entrata al centro storico, l'albero natalizio con tantissime luci a LED a splendere in Piazza del Popolo, una scelta che comunque ha soddisfatto i cittadini che abbiamo intervistato. Quello che è stato fatto bene, a me piace, condivido, e l'anno è un po' particolare per tutti, quindi possiamo anche fare a meno delle luci per un anno. Mancano, ma ne faremo a meno. Come l'ha considerata questa scelta? Una scelta saggia considerando il periodo, quindi sicuramente calibrata, per cui l'ho apprezzata. La vera luce è quella che abbiamo dentro di noi, quindi è bene, è giusto avere qualche riferimento, perché sennò diventa tutto un po'. Però ecco, siamo noi che con il nostro entusiasmo e la luce interiore dobbiamo illuminare il centro, sicuramente. Il centro è soprattutto la nostra vita. Sicuramente va bene proprio per così dare un segno a questa crisi e quindi per essere tutti un attimino un pochino più sul pezzo. Sicuramente è un po' più triste alla vista perché effettivamente manca un po' quella luce che effettivamente riscalda, insomma, ecco, però va bene. C'è l'albero che riscalda la Piazza del Popolo? Sì, certo, quello c'è sempre stato ovviamente, però ci accontentiamo di quello.